Ben svegliati sulla Nuova TV e bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione mattutina. Iniziamo insieme questa giornata e questa nuova settimana con tutti i fatti principali del giorno e con la nostra rassegna stampa. Come sempre sono tante le notizie su cui vi terremo aggiornati anche in questa puntata di Prima Notizia, a partire dalla politica in vista delle prossime elezioni regionali. Sono giorni tesissimi negli schieramenti perché manca davvero poco alla presentazione delle liste. Ci occuperemo ancora di politica con le elezioni amministrative al Comune di Potenza, ma soprattutto ci occuperemo di malattie rare con gli eventi promossi dalla Fondazione Viva le Amelfi in occasione dei 15 anni di attività, spazio ovviamente al calcio con i risultati delle partite della domenica. Ma vogliamo iniziare questa puntata occupandoci di lavoro. Al centro del recente attivo dei delegati della FISMIC e della UILM, la grave situazione vissuta dal comparto dell'indotto e della logistica del settore automotive lucano. I sindacati chiedono nuovamente al ministro Urso un tavolo dedicato proprio per Melfi. Al centro serve chiarezza per il quinto modello, appunto per San Nicola, e non escludono nuove forme di mobilitazione, come ci dice Michelangelo Russo. Attualmente circa il 75% dei lavoratori del settore della logistica in cassa integrazione, molti dei quali a zero ore lavorative a causa della mancanza delle attività. A scattare la fotografia sullo stato dell'occupazione a San Nicola di Melfi, l'attivo dei delegati Wilm e Fismic. Una situazione molto complessa, quella che si registra nel settore della logistica alla luce dell'internalizzazione delle attività da parte dell'azienda Stellantis. Tante le vertenze aperte, ci sono gli oltre 100 lavoratori di FDM LAS, prima licenziati e ora in cassa integrazione zero ore. La vicenda poi della logistica Cassino, dove lavoratrici e lavoratori lucani sono stati sostituiti con altri provenienti da fuori regione. Di fronte a tale quadro, Wilm e Fismic hanno concordato ulteriori azioni per continuare il percorso di difesa del lavoro a Melfi, dicono. Già dalla prossima settimana si partirà con il volantinaggio per sensibilizzare tutti i lavoratori del settore, ma all'orizzonte si profila anche una grande manifestazione. L'intento è ottenere risposte concrete dalla politica. Chiediamo di agire concretamente e convocare il tavolo di Melfi promesso dal ministro Urso ma non ancora realizzato, si legge nella nota delle due sigle sindacali. Ma all'appello mancano anche gli investimenti annunciati dal presidente Bardi legati all'area di crisi complessa. Iniziamo subito la nostra quotidiana lettura dei giornali, partendo come di consueto dalla Nuova del Sud. Siamo alla prima pagina, l'apertura è dedicata alle elezioni regionali. Il Partito Democratico Lucano ha ritrovato il suo orgoglio nella direzione di sabato sera, la consapevolezza di poter tornare alla guida della regione con Chiorazzo. L'acceso dibattito e la posizione ferma della maggioranza del partito, segnali che non si vedevano da tempo. Quella che si apre oggi, la settimana cruciale per chiudere le alleanze nel centro-sinistra con gli altri partiti e movimenti che vorranno sconfiggere il centrodestra, guida Bardi, al quale Renzi strizza l'occhio. Se qualcuno pensa di candidare Speranza, ha detto ieri il leader nazionale di Italia Viva, noi andremo con il centrodestra. E restiamo all'ambito della politica con il punto di vista di Nino Grasso, che parla di ingratitudine dei 5 Stelle, sfascia carrozze Materano. Andremo a vedere poi di cosa si tratta. Nel taglio alto invece torna a parlare di lavoro. Siamo pronti a disertare le urne, ex lavoratori RMI e TIS, un anno dopo ancora senza stabilizzazione, casino rimanda tutto al post voto. Cifarelli dice solo promesse, si rispettino le platee. Code più lunghe negli sportelli pubblici delle ASL e dell'anagrafe, la CGA bacchetta la Basilicata. Andiamo poi nel taglio basso della Nuova, si parla come detto in apertura di beneficenza, quasi in 300 al pranzo per celebrare i primi 15 anni della Fondazione Viva Ale. Bonus gas, l'ennesima denuncia, bolletta da quasi 1000 euro è stata recapitata ad una signora ultra ottantenne di Montalbano Ionico. C'è poi il calcio di Serie C, Potenza e Picerno, occasioni perse, un punto a testa per entrambe nell'ultimo turno di campionato. Ieri infatti c'è stato un pareggio dei melandrini contro il Monopoli, finito per 0-0. C'è poi la Serie D, successi preziosi per il Matera e il Rotonda.
Ma andiamo subito alle pagine interne della Nuova del Sud di oggi, dove in primo piano, come detto, c'è la politica in vista delle prossime elezioni regionali, questa che si apre oggi, una settimana cruciale soprattutto nell'ambito del centrosinistra, considerato che mancano poco più di 20 giorni per la presentazione delle liste e quindi bisogna fare necessariamente il punto sulle possibili alleanze. Lo ricordiamo, sabato pomeriggio c'è stata la direzione del Partito Democratico Lucano che ha confermato il suo sostegno alla candidatura alla presidenza di Angelo Chiorazzo. Il PD ha ritrovato se stesso, Chiorazzo risponde con un altro bagno di folla a Terranova del Pollino. Nella direzione di sabato un orgoglio che sembrava smarrito da tempo e la voglia di tornare con il candidato di Basilicata Casa Comune alla guida della regione. La Basilicata non può finire in dinamiche nazionali che poco riguardano il futuro della regione. C'è stato un acceso dibattito nell'ambito della direzione regionale del PD, sono circolati anche degli audio, ma si tratta di un dibattito fisiologico nell'ambito di un partito democratico, soprattutto considerato che si parla di un partito plurale dove ci sono più voci, ma la maggioranza composta soprattutto dai dirigenti locali del PD ha comunque messo un punto fermo sulla candidatura di Angelo Chiorazzo. Andiamo adesso a pagina 2 con il punto di vista di Nino Grasso, l'ingratitudine dei 5 Stelle, si parla ovviamente, il riferimento è a quanto all'esito del risultato sardo dove appunto il centro-sinistra è riuscito a battere il centrodestra con la candidata Todde, ma le percentuali di voto più alte sono state quelle ottenute dal PD. Lo sfascia carrozze materano, si fa riferimento all'ex assessore e consigliere regionale di Matera Viti e la figuraccia dei fan del magistrato Iannuzzi. Infatti, lo ricordiamo, c'è una presunta, circolava una presunta rosa di nomi alternativi a Chiorazzo che sarebbe stata presentata da alcuni cittadini, in particolare dai 5 Stelle, tra questi c'era appunto il presidente della Corte d'Appello di Potenza che ha declinato l'invito a candidarsi alla guida del centro-sinistra per questioni che attengono comunque alla normativa nazionale che riguarda proprio la riforma Cartabia. E adesso continuiamo a parlare di politica, ma invece di parlare di regionale ci occupiamo di elezioni amministrative al Comune di Potenza che si terranno, lo ricordiamo, l'8 e il 9 giugno prossimo in occasione dell'Election Day con le europee. Proseguono gli incontri nell'ambito del manifesto condiviso di cittadinanza potentina. I promotori sono pronti a scendere in campo con una lista, come ci dice Mariolina Notargiacomo. Un motore che si è messo in moto e che non intende spegnersi né moderare la potenza. Il manifesto condiviso di cittadinanza potentina ha ripreso il suo cammino di dialogo e condivisione con i cittadini in vista delle elezioni amministrative che si terranno a Potenza nell'Election Day dell'8 e 9 giugno. Un nuovo animato e partecipato confronto nell'ambito del quale si sono accesi nuovamente i riflettori sulle criticità che investono la gestione del territorio potentino e non sono mancate proposte interessanti. Tra queste è emersa anche la volontà di scendere direttamente in campo, creando o una lista civica autonoma oppure in alternativa far parte di uno schieramento politico più ampio per perorare e portare al vaglio degli elettori potentini il contenuto del manifesto condiviso. Da questo momento, spiega Rocco Pesarini, tra i promotori del progetto, partiranno gli incontri con i partiti e i movimenti politici per confrontare il nostro manifesto con i vari programmi elettorali al fine di verificare eventuali e possibili convergenze. La presenza già nell'ultimo incontro di alcuni attivisti e di esponenti dei partiti e dei movimenti lucani ci ha spinti a fissare i primi appuntamenti al fine di accelerare i processi di confronto. Torniamo alle pagine della Nuova del Sud di oggi, occupandoci di bonus gas perché continuano a moltiplicarsi i casi di bollette salate. L'ennesima denuncia arriva dal centro consumatori con il presidente Zaffarese che dice prezzi alle stelle e bolletta da quasi 1000 euro, quella recapitata ad una donna ultra ottantenne di Montalbano Ionico. Il centro studi consumatori chiede alla politica, in pagina vedete la bolletta, chiede appunto alla
dalla politica di trovare soluzioni atte perché non vengano a crearsi ulteriore criticità. Addirittura siamo ad 8 volte il valore maggiore, secondo le stime fatte dall'associazione, rispetto al prezzo medio nazionale. Si parla da 0,30 centesimi al metro cubo a 2,40 euro. E restiamo in questa pagina, siamo a pagina 5, occupandoci di degli ex lavoratori RMI e TIS. Dopo un anno di proteste, Casino pensa di prendere per i fondelli un'intera platea. Proposta di stabilizzazione ai lavoratori dopo le elezioni regionali, e quanto avrebbe detto l'assessore alle attività produttive incontrandoli in occasione dell'ultimo presidio davanti, che si è tenuto appunto lo scorso sabato davanti il palazzo della regione. Come dire, l'assessore Casino ha promesso la stabilizzazione soltanto dopo le elezioni regionali. Torna comunque a scagliarsi contro questa proposta il consigliere regionale del PD Roberto Cifarelli, che dice appunto non si possono fare promesse in chiave elettorale, soprattutto a questi lavoratori rimasti appunto senza lavoro, che non chiedono proroghe del beneficio bensì la stabilizzazione. Molti dei manifestanti hanno evidenziato in quell'occasione di non volersi recare alle urne. Cifarelli dice: il governo Bardi porti rispetto a tutte queste persone. Siamo a pagina 4, code più lunghe per ASL e anagrafe, attese negli sportelli pubblici tra sanità e uffici comunali. La CGA di Mestre bacchetta la Basilicata: nel confronto tra il 2021 e il 2023 si registrano variazioni con il segno più, come nel resto del mezzogiorno. In pagina troverete le tabelle. In 2 anni la fila è idealmente aumentata di 3 a 10 persone nei 2 servizi pubblici misurati. Il dato peggiore per le ASL a farne le spese sono soprattutto gli over 64, che rispetto ai giovani hanno minori conoscenze informatiche per poter accedere ai servizi attraverso internet. Andiamo a pagina 6, si parla di aeroporti. Salerno, Costa d'Amalfi, si aprono nuove prospettive anche per il turismo mondiale a Maratea. Si tratta di un'importante novità che prenderà il via a partire dall'11 luglio prossimo, con collegamenti diretti non soltanto appunto con Milano per esempio, ma anche con Berlino e altre capitali europee. Si tratta di un collegamento importante anche per la Basilicata, considerato però, come dicono gli albergatori, in particolare Biagio Salerno del consorzio turistico di Maratea, che il governo regionale a guida Bardi di recente ha appunto stralciato è fuoriuscito dal consorzio dell'aeroporto salernitano in qualità di regione Basilicata, puntando su tutto sulla pista Mattei di Pisticci, che in realtà in questo momento si trova completamente bloccata. Tutti i dettagli a pagina 6 della Nuova del Sud di oggi. E siamo a pagina 8, in particolare nel Materano, il deposito nazionale di scorie nucleari ovunque, ma non qui. Bernardi, sindaco di Matera, si è recato a Gravina per confermare il no del comune ad ospitare il sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi. Ha partecipato ai lavori anche una delegazione di Irsina. Si tratta appunto di un comitato composto dalle principali amministrazioni comunali della Basilicata, ma anche della vicina Puglia, che si oppongono alla carta della CNAPI. E in questa pagina si parla anche di autonomia differenziata. Il sindaco De Caro incontra gli altri sindaci, il presidente dell'ANCI sarà questo pomeriggio a Matera proprio per parlare della riforma Calderoli. E adesso ci occupiamo appunto di beneficenza, un pranzo per aiutare le persone affette da malattie rare. All'evento promosso a Melfi dalla Fondazione Viva Ale, in occasione dei 15 anni di attività, c'era anche il celebre conduttore televisivo Sandro Giacobbo, collega e amico della giornalista lucana Alessandra Bisceglia, scomparsa prematuramente nel 2008 proprio a causa di una malattia rara. Ci dice tutto Vittorio Laviano.
In collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Melfi, la Fondazione Viva Ale, che ricorda la giornalista lucana Alessandra Biceglia prematuramente scomparsa, ha organizzato un pranzo di beneficenza cui hanno preso parte, tra gli altri, Sandro Giacobbo, grande amico di Alessandra. Alessandra Biceglia è stata una mia collega, ha lavorato con me quando in Rai facevo il programma Ragazzi c'è Voyager e Voyager. La conoscevo e la conosco da tanti anni, e il fatto che adesso siano passati 15 anni dall'inizio di questa fondazione mi fa razionalizzare che sia scomparsa da un anno in più, quindi da 16 anni, mi sembra ieri. Comunque siamo qui per aiutare tutti coloro che hanno delle malattie rare, aiutiamo non solo loro ma i loro parenti a conoscere meglio queste malattie e fare in modo di affrontare in maniera più cosciente e con maggiori soluzioni questo problema. Un ricordo di Alessandra Biceglia. Mi ricordo che una volta avevo avuto un problema a un ginocchio, avevo le stampelle, lei era sulla sedia e mi disse: Roberto, vieni a cena da me perché io non ho barriere architettoniche. Ha un po' fatto gli onori di casa il sindaco di Melfi, Giuseppe Maglione. Sono 15 anni di questa fondazione Viva Ale, però nel DNA e forse la stella polare di Alessandra è stato proprio questo promuovere sempre questo servizio al bene comune, e questa associazione grazie a lei lo sta facendo, perché sai benissimo quanto impegno ha profuso sia nel settore del volontariato socio-assistenziale, soprattutto stando vicino alle persone che sono affette da queste anomalie vascolari, stando vicino alle loro famiglie. E quindi è un gesto, un segnale importante questo voler effettivamente passare dall'indifferenza alla prossimità, questo sporcarci le mani se vogliamo per il bene comune. Questo è il segnale che le ha lasciato, che è un segnale che dobbiamo trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. Con la mamma Raffaella Restaino ed il papà Antonio Biceglia, Serena, sorella di Alessandra, è la presidente della Fondazione Viva Ale. Per noi oggi è davvero una giornata molto importante, stiamo festeggiando i 15 anni della Fondazione. Li festeggiamo in un modo un po' particolare, con un evento in cucina con arte, dove uniremo appunto la cucina all'arte, ma diciamo che questo è anche un momento per far conoscere la nostra Fondazione e per diffondere tutti i servizi che noi facciamo gratuitamente per i nostri pazienti e le nostre famiglie, e sperare di poter crescere sempre di più insieme a voi. Sono oltre 400 le famiglie di bambini, ma anche adulti, che in questi 15 anni hanno trovato supporto grazie alle consulenze mediche e psicologiche offerte dalla Fondazione Viva Ale, che concretamente aiuta e restituisce una speranza a chi soffre di anomalie vascolari. Per tutto questo Serena Biceglia ha voluto ringraziare l'infaticabile mamma Raffaella. Era doveroso ringraziare mamma, perché se siamo arrivati qui dopo appunto 15 anni è solo grazie alla forza e alla volontà di mamma. Io in primis all'inizio avevo molta fatica nel iniziare questo percorso perché la spinta emozionale era molto alta, ma ringrazio mamma ancora una volta e tutta la mia famiglia, perché se siamo qui è grazie alla nostra forza. E siamo adesso allo sport con il calcio di Serie C. Potenza, non c'è tempo per i rimpianti, i rossoblù devono mettersi alle spalle il pareggio contro il Sorrento. Giovedì al Viviani c'è il Benevento, il riscatto di Caturano, era importante tornare al gol che mi mancava da novembre, peccato non siano arrivati 3 punti. Il DS Varrà dice: vado con i piedi di piombo, dobbiamo continuare con risultati e atteggiamento, così riusciremo a toglierci qualche soddisfazione. Intanto per quanto riguarda il settore giovanile, la Primavera 3 di De Giorgio continua a brillare contro la capolista Avellino, arriva un roboante 5-3 con poker di Mazzeo. C'è poi il Picerno, occasione sciupata per i melandrini, rossoblù non vanno oltre lo 0-0 contro il Monopoli. Ceccarelli manca il match point dagli 11 metri, Murano abbandona il campo nel primo tempo per un fastidio alla schiena che verrà valutato prima della trasferta di Foggia. E restiamo proprio alla Serie C, dando uno sguardo a risultati e classifiche del campionato. I risultati della 29esima giornata della Serie C, Girone C: Brindisi-Messina 1-3, Benevento-Foggia 1-0, Crotone-Giuliano 2-3, Sorrento-Potenza 1-1, Catania-Monterosi 1-1, Virtus-Francavilla-Latina 1-0, Cerignola-Avellino 1-1, Picerno-Monopoli 0-0, Turris-Taranto 1-1, Juve Stabia-Casertana. Il posticipo del lunedì alle 20:45. La classifica vede la Juve Stabia al comando con 58 punti, poi Benevento 54, Picerno 51, Avellino e Taranto 50, Casertana 47, Crotone 43, Giuliano 42, Latina 41,
Sorrento 40, Messina e Cerignola 39, Potenza 36, Foggia e Catania 35, Turris 29, Virtus Francavilla 26, Monopoli 25, Monte Rosi 21, chiude il Brindisi con 17 punti. Siamo adesso sempre al calcio ma di Serie D, Matera 3 punti d'oro, i biancazzurri battono l'ex vice capolista Nardò per 2-1, Russo e Infantino spianano la strada, i lucani sono nuovamente in zona playoff, colpaccio del Rotonda, i lupi del Pollino espugnano il campo del Santa Maria, Cardore sblocca il match, Cagliazzo firma il 2-0, con questo successo i biancoverdi mettono quasi al sicuro la salvezza. Vediamo insieme risultati e classifica della Serie D. I risultati della 25esima giornata del campionato di Serie D: Paganese Gelbison 1-1, Matera Nardò 2-1, Martina Gravina 1-2, Altamura Casarano 1-0, Gallipoli Bitonto 1-1, Santa Maria Cilento Rotonda 0-2, Barletta Manfredonia 0-0, Angri Fidelis Andria 0-1, Fasano Palmese 0-2. La classifica: Altamura al comando con 53 punti, poi Martina 45, Fidelis Andria 42, Nardò 43, Casarano e Matera 41, Paganese 39, Manfredonia 33, Fasano e Gelbison 32, Palmese 31, Rotonda 30, Barletta 27, Angri, Gravina e Gallipoli 25, Bitonto 23. Chiude il Santa Maria Cilento con 20 punti. In chiusura vediamo insieme risultati e classifiche di eccellenza e promozione. I risultati della 24esima giornata del campionato di eccellenza: Angelo Cristofaro Ferrandina 2-2, Brienza Policoro 6-0, Città dei Sassi Vultur 0-1, Francavilla San Cataldo 1-0, Lavello Elettra Marconia 1-1, Paternicum Moliterno 5-0, Pomarico Sant'Arcangiolese 0-1, Tricarico Oraziana Venosa 1-1. La classifica: Francavilla al comando con 59 punti, a seguire San Cataldo 54, Città dei Sassi 45, Lavello 42, Pomarico 38, Marconia 37, Ferrandina 33, Tricarico 31, Angelo Cristofaro 29, Paternicum 28, Sant'Arcangiolese 27 insieme alla Vultur, Oraziana Venosa 26, Brienza 25, Policoro 15, Moliterno 11. I risultati della 24esima giornata del campionato di promozione: Avigliano Real Chiaromonte 6-0, Melfi Lico Stolve 1-1, Milioni Cotella 3-1, Pietragalla Corleto 3-2, Lago Negro Marmo Platano 0-0, Scanzano Maratea 4-0, Viggiano Atletico Montalbano 1-5, turno di riposo per la Viribus Potenza. La classifica vede il Melfi al comando con 60 punti, a seguire Avigliano 54, Lico Stolve 45, Lago Negro e Pietragalla 39, Montalbano 36, Viggiano 31, Scanzano 28, Marmo Platano e Milionico 23, Corleto 22, Viribus Potenza 19, Maratea 18, Atella 13, Real Chiaromonte 12. E adesso chiudiamo l'ampia pagina dedicata alle notizie della Basilicata dando uno sguardo al tempo previsto per oggi con i nostri esperti. Bentrovati da Nico Schiodetto, previsioni per la giornata di lunedì quando un minimo di bassa pressione dall'Oceano Atlantico attraverserà tutto il Mediterraneo con precipitazioni sull'Italia, precipitazioni che poi lunedì sera trasleranno verso la Grecia e parte della penisola balcanica. Nel dettaglio possiamo vedere le precipitazioni da nord a sud in mattinata su tutto lo stivale, inizia a migliorare dal pomeriggio a partire dalle regioni settentrionali, ma martedì questa nuova perturbazione dalla Francia di nuovo raggiungerà il centro nord. Intanto lunedì molte nuvole irregolari in mattinata con piogge, anche dei temporali al sud e clima ventoso, venti tesi di maestrale. Dal pomeriggio migliora al nord, in serata anche regioni centrali, quindi tornerà il bel tempo nella seconda parte del giorno. Lunedì sera ultime residue piogge solo al sud. Maggiori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita.
Le notizie dall'Italia e dal mondo con le prime pagine dei quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Siamo alla guerra in Medio Oriente. Così ho colpito il drone. Parla il comandante della nave italiana nel Mar Rosso. Gaza, tregua lontana. La missione Aspides domani arriva in Senato. La ricostruzione dell'attacco Houthi alla Caio Duillo. Nel taglio alto, politici spiati, dossier, l'ira del centrodestra e i procuratori chiedono di essere sentiti. Andiamo alla prima di Repubblica, il centrodestra alla prova, siamo alle elezioni regionali, Meloni allarme Abruzzo, ci saranno appunto le elezioni questa domenica 10 marzo, la Premier torna dall'America e corre a Pescara per il comizio elettorale, i sondaggi regionali preoccupano il governo, bisogna evitare il bis del voto sardo, Fox l'attacca, la cocca di Biden e Salvini ne approfitta per lodare Trump, lo scandalo dei dossier intanto si allarga, intervengono Copas e antimafia. E qui c'è anche il punto sulle questioni relative alla guerra, guerra agli Houthi, opposizione divisa sulla missione, la tregua a Gaza e il nodo della lista degli ostaggi vivi. La prima della stampa, l'Italia guiderà gli aiuti a Gaza, intervista al ministro degli esteri italiani che annuncia lavoreremo con le agenzie umanitarie, assalto Houthi con i droni nel Mar Rosso contro la nostra nave, il comandante dice noi preparati a reagire. Siamo al Fatto Quotidiano, conflitto di interesse, Salvini vuole affossare la legge Conte, l'asse dei due Matteo, la Lega vuole bocciarla, Fratelli d'Italia e Forza Italia soltanto modificarla. E siamo alla prima del tempo, Mr. Wolf e il dossier Capitale da Rampelli a Michetti, la corsa al Campidoglio entra nell'inchiesta di Perugia e fra i 300 spiati c'è il capo del cerimoniale della Camera finito al fianco della Raggi. Il Sole 24 ore, occupazione in primo piano, al lavoro 10 milioni di donne, ma l'Italia rimane spaccata, in 10 anni 1 milione di occupate in più, al nord tassi vicini ai dati europei, in Calabria, Campania e Sicilia, al lavoro soltanto una donna su 3 e in pagina troverete anche lo schema dove spicca la Basilicata con il 66,2% di uomini occupati contro il 39,9% di donne occupate. Quindi c'è una forbice che è quasi il doppio. Siamo alla prima del Messaggero, piano nazionale di ripresa e resilienza, stipendi tagliati a chi ritarda, nel decreto entrano le sanzioni per i dirigenti pubblici che non saldano le fatture nei tempi, la norma riguarda i ministeri e gli enti locali, entro il 31 marzo prossimo è richiesto il piano di rientro. Rapidamente diamo uno sguardo alla prima del Domani, commissari, presidenti e condannati, le mani del governo sui parchi, sugli enti parco la destra si è spartita da nord a sud, incarichi e poltrone, il caso del Circeo. La prima della Gazzetta dello Sport, siamo ai quotidiani sportivi, signora no, troppi sbagli, la Juve cade anche a Napoli, terza sconfitta nelle ultime 5 partite, Vlahovic spreca, Chiesa non basta, Kvara e Raspadori gol per sognare, Allegri dice non sono io il problema. E siamo al Corriere dello Sport, Juve graffiata, emozioni e colpi di scena, il Napoli batte Allegri dopo 95 minuti pieni di fascino, Vlahovic spreca, Raspa colpisce stasera, l'Inter può volare a più 15. Questa era l'ultima prima pagina della nostra rassegna stampa di oggi, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione regionale sulla Nuova TV, torna con il nostro telegiornale alle 13.50. Da parte mia è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata, arrivederci.